La notte stanotte non mi porterà consiglio, ma solo un esercito fatto di stelle a combattere questo sbadiglio. E la televisione parlava da sola da un'ora di là, ma ecco che appari tu tra le braccia di un uomo che con una mano ti sfiora. Il tuo canto è una musica dolce che sembra arrivare da molto lontano, ed io con un balzo abbandono l'impronta del culo scavata su questo divano. Amore, lascia quei piatti in cucina ed indossa il vestito da sera, che con un cielo così sarebbe un delitto non andare in balera. E tu balli e mi stringi, ma ti accorgi che ho occhi soltanto per lei. Guardo. Parto con gli occhiali stasera. Hai mantenuto la promessa? Sì, siccome mi hanno detto che danno un tocco di classe e poi nascondono le rughe, soprattutto. Soprattutto. Qualcuno di là, la regia, qualche tecnico, insomma, ha detto nasconde un po' le rughe. Allora ho fatto così, visto che mi hai reinvitato, ho detto cerco di essere un po' meglio della scorsa volta. Ma sei un po'. Tesoro. Sei un po' grise. Stasera sì, mi sento un po' Olivia, grandissima, sì, alla grande Olivia Newton-John, bravissima. Sì. Stasera sono un po' così, un po' rock, un po' frufru, un po' va bene, dai. Però il programma è Fisarmonicando, lo sapete, programma autoprodotto da By Marco Fisarmonica, programma dedicato ai fisarmonicisti dello Star By Marco, non disdegniamo mai le orchestre italiane, poi gli anni 60, 70, 80, bellissimo. Evergreen. Che è una parte della musica, secondo me, sono anni veramente d'oro, anni squisiti. Indelebile, proprio. Direi, sì, indelebile. Sì, sì. E poi, scusa, vai Marco, certo, guarda qui cosa abbiamo. Guarda che gioiellino. Guarda. Vedi, che gioiellino. Io mi sono vestita di nero perché vicino al rosso fa... Panda. Sì, risalta molto, vedi. Bella, complimenti. Piace? Sì, mi piace molto. Grazie. Mi piace. So che hai gusto. Quindi. Complimenti. Salutiamo Giorgio Pezzoni, Marco Pezzoni, Michael Cagiardi in regia, Monica Gramegna, Tiziano... E Mister X. Yes. Ci hanno lasciato invece altri amici che avevamo qua prima, ma vabbè.
hanno fatto presenza e poi se ne sono andati, ci vedono da casa. Ci vengono a trovare, sì, e sì, poi vanno a vedere la diretta televisiva. Benissimo. Per comunicare con noi 3353-39936, soprattutto per i CD, acquistateli perché ci daranno la possibilità di continuare, certo, a produrre fisicamente. Poi ne parliamo magari più dopo, profondamente. Immediatamente. Bene, 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 bene. Iniziamo? Come vuole lei, signora. Musica, musica alla grande. Signorino, no? Ma sì, guarda, arrivano i messaggi, proprio fioccano, fioccano. Signorina? Signorina, sì, certo. Vadi. Allora, Daniele Donadelli ci presenta un bellissimo valzer scabroso. Ah, e poi ci sono io, che piacere, La baciata nel sole, questa è stata una delle prime canzoni che io ho scritto. Una bellissima baciatina, Baciata nel sole, e poi Graziano Piccinelli con una polca schizofrenica, un po' come me praticamente. C'è anche una baciata nel sole. Grazie. Thank you.
questo cielo di nuvole, lascio alle spalle tutto il grigio che c'è, tra poco sono da te. Ogni estate là ci ritroverà nel nostro mondo fantastico, un paradiso di favola, la mia vacanza con te a piedi nudi in riva al mare, sulla sabbia ballo la baciata con te, il profumo dell'estate sulla pelle mi travolge sempre più, un desiderio che ritorna sempre, non mi lascia più, dentro il mio cuore sempre il sole c'è, se son baciata da te. L'estate presto finirà, dolci ricordi nell'anima, dovrò tornare alla mia vita in città, ma quel che certo sarà, ogni estate là ci ritroverà nel nostro mondo fantastico. We'll be right back.
arrivano in tanti. Oh, guarda, 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 guarda. Messaggi. Ciao, messaggi. By Marco Antonella, un saluto da Andrea. Andrea, grande, ciao. Il giovane fisarmonicista, un abbraccio sì. A tutto lo staff, mi piacerebbe ascoltare un brano di Paolo Bagnasco. Adesso non so se lo Paolo Bagnasco non c'è in questa trasmissione, ma passa spesso, quindi lo passiamo spesso. Praticamente sempre. Ne faccio un'altra, posso? Certo, devi. Aspetta, devi. Anzi, Andrea, intanto, oltre ad essere uno studente fisarmonicista, se così si può definire, anche certo. Un ottimo ballerino, perché l'ho visto ballare con tutte queste donzelle. Addirittura? E svirgolava lì in discoteca, una cosa, mamma mia, via da sotto Andrea, occhio perché, pericoloso Andrea. Complimenti per il programma, ciao Marco e ciao Antonella, un abbraccio, scusate, Andrea da Arezzo. Ah bene, la Toscana, bellissima Arezzo. Facciamo un'altra? Sì dai, un'altra, così intanto io mi preparo. Volevo dedicare a zio Albino da Carpineto. Carpineto è un piacentino. Sì, penso. No, non Carpaneto, eh. Carpineto. A non Carpineto saprei. Non so dove sia. No, Carpaneto piacentino. Carpineto. L'ho già sentito, ma non mi siamo in tutta sfugge, Italia. Sfugge. Madonnina dei Riccioli d'Oro. Madonnina dei Riccioli d'Oro non l'abbiamo in questa la puntata. Te, dai, la facciamo. La volentieri, volentieri. Chi perfetto. C'è una bella mazurka. Chi è la mazurka? Alex Villani. Grande Alex. Grande Alex, bellissimo ragazzo, diventa sempre più bello, devo carinissimo. Dire. Carinissimo. Birbantella. E poi Emanuele Rastelli, qui è una cortese richiesta, quindi hanno mandato un messaggio, la Ciarda di Monti. Mamma mia, ascoltatela con le variazioni di Emanuele, che saluto. Ciao Mano, ci vediamo prestissimo qui negli studi di Fisarmonica. Prego, agevoliamo. We'll be right back.
presa. Madonnina dai riccioli d'oro, stai pregando su dimmi per chi? Per quell'uomo che suda in un campo, per la donna che da tempo... Oh, quella lì, l'hanno richiesta. Oh, facciamo così con la mano sull'orecchio. Oh, finale giusto. Che bravi, che bravi. Secondo e terzo. Cioè, come gli alpini di una volta. È vero, è vero. Richiedo il numero per ricevere i CD in Versilia. Si chiama Luigi, si chiama dalla Versilia. 3353-3939-936 oppure lo spot che è appena... visionato. Bene, okay. Questi CD fantastici al prezzo di 6 CD, sì? Comprese spese postali, un CD lo mangiamo noi, 50 euro. Benissimo, quindi non ci si può lasciare sfuggire una sì tale occasione, insomma bisogna comprarla. Lelina, cosa succede il 23 di agosto? Dunque, 23 di agosto, lo so, c'è la serata di Fisarmoniche sotto le stelle, che bello. Un anno anch'io avevo partecipato, perché quest'anno tornate a Bedonia. A Bedonia. Dall'amico Paolo Bertoli. Ventesimo anno. Quindi sarà un evento importantissimo, ci saranno i migliori fisarmonicisti, con Baimarco ovviamente, quindi intervenite numerosi fisarmoniche sotto le stelle il 23 agosto a Bedonia. Si troverà l'autista magari. Certo, vengo molto volentieri, così colgo l'occasione e faccio il weekend. Ok. Bedonia è molto bella. Musica, ah beh qui è bella, eh. Pizzica, Marco vai, Porro. Marco Porro, la pizzica pazza. E poi Sandrino Piva, mamma mia, una richiesta, risale al 1981 questo pezzo, il mitico Sandrino, Mazzurca a 7 fise. I fisarmonicisti dell'epoca erano Enrico Traverso e Severino Scaglia, Manolo. Pensate voi. Grande, sì, anche io ho visto filmati che avevi passato tu, bellissimi, ragazzini, proprio bambini erano. E poi vi canto io, beh, una bella canzone, è stato un successone, Bianco, Rosso e Verde. Thank you.
migliaia di canzoni in giro per il mondo, milioni di emozioni han fatto vibrare i cuori. Le melodie italiane, solari ed armoniose, cantate per amore di amanti, figli e sposi. Canta con gli amici la melodia paesana. Verde è il colore del mio prato, dove io ho imparato i passi della vita. Ritorna dal passato, i desideri e i sogni si fanno prepotenti. Via paesana, verde è il colore del mio prato, dove io ho imparato i passi della vita. Amici di Fisarmonicando, ecco la proposta 2015-2016. Pensate, 5 CD più uno in omaggio a soli 50 euro, comprese spedizioni postali.
chiamando il 331-8921-306 potrete ricevere direttamente a casa vostra i CD di Enrico Traverso, Riccardo Ambrogini, Samuel Rossi, Sandro Allario, fisarmonicando 1, 2, 3, 4, il duo Barbera. 331-8921-306 e a soli 50 euro avrete direttamente a casa vostra 5 CD più uno in omaggio. Chiamate immediatamente il 331-8921-306 e avrete la compilation di Fisarmonicando nelle vostre case. Chiamate immediatamente il 331-8921-306 e avrete la compilation di Fisarmonicando nelle vostre case. Amici di Fisarmonicando, la regina è arrivata. La regina Fisarmonica. La regina. La fantastica creatura 2014 targata by Marco. I nuovi modelli da ascoltare e da suonare sono disponibili presso by Marco Fisarmoniche, in via Martiri Partigiani 34 a Stradella, Pavia. Per info 0385 40501 oppure info@bymarco.com. La regina, la regina. Pezzoni Computer, nati nel 1999, si dedicano al servizio del cliente. L'obiettivo è la soddisfazione dei bisogni e la soluzione dei problemi attraverso proposte di intervento. Vendita di prodotti informatici, accessori, installazioni PC domestico, posto di lavoro, stampanti, scanner e molto altro. Assistenza in area Windows, Office, piccole reti locali, internet e telecomunicazioni. Riparazioni, interventi in negozio, domicilio. Vi ricordo che Pezzoni Computer è in corso 26 aprile al numero 63 a Stradella. Telefono 0385 24 21 29 oppure info@pezzonicomputer.it. Dal 1999 a Stradella c'è Pezzoni Computers. Fisarmonicando. Bene, 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 siamo tornati in diretta, Fisarmonicando da by Marco. Che lì che smanetta questo telefono. No, ci saluta Assunta da Varese Ligure. Ah, Varese Ligure, la salutiamo. E ho vorrebbe... cantato a Varese Ligure, benissimo. Io fatto parecchio. Lunigiana, giù di lì, insomma, sì, nell'entroterra. Sì, bellissimo, bellissimo. E vorrebbe ascoltare un motivo di Paolo Bertoli. Ce l'abbiamo Paolo Bertoli. Ce l'abbiamo nei prossimi blocchi. Abbiamo un bellissimo tango, quindi la dedicheremo a lei. Mi chiamo Piscitello Giuseppe, sono appassionato di fisarmonica, gradirei ascoltare La Miglia Vacca. Un bacio a tutti voi, complimenti allo staff di Fisarmonicando. Grazie, un bacio grande. La Miglia Vacca la faremo, perché comunque passa, sì, beh, di solito. Di accontentare tutti, sì, perché sì, siete, sì, siete veramente. Non è in questa puntata, ma c'è sicuramente. Ne faccio un'altra, posso? Sì, certo. Aspetta che la becco, eh. Dai, dai, cerca il messaggio, intanto io mi... Grazie per la bella musica, suono di fisarmonica, un saluto a by Marco e alla simpaticissima e bravissima Antonella. Però, grazie, grazie, mica male, grazie, mica male, mica male. Senti, a me piace questa, io non so, se io volessi iniziare un po' ad avvicinarmi alla fisarmonica, questa va bene oppure troppo... No, beh, questa è professionale, questa è già professionale. Certo, questa è quella che tu ammiri nei videoclip dei migliori, sì, fisarmonicisti dell'orchestra da ballo. È vero, questa, però abbiamo dei prodottini molto... ad hoc, meno personalizzati, quindi colore tu non hai problemi, ok. È un prodotto artigianale, quindi su richiesta. Vi ricordo che siamo a Stradella, non lo dico mai, esatto, in via Martiri Partigiani, il numero 34, la Esditta Lucchini, trovate Fisarmonica e by Marco, produzione esclusivamente artigianale e i migliori fisarmonicisti, come dico sempre, grazie a Dio, usano questo prodotto, quindi chiamatemi, Facebook, YouTube. Non c'è arrivano i messaggi, arrivano, grondano. Vedi tu, vedi tu, vedi tu, vedi tu. Io vado con la musica o aspettiamo questo messaggio prima di procedere? Allora, questo signore qua chiede, e chiama dalla Toscana, da Firenze, un video di Albertino Battiston. Noi non l'abbiamo purtroppo. Comunque tutti i fisarmonicisti italiani possono inviare i video qui. Bene. A Stradella, e poi tu li manderemo in onda. Lo metti in onda. Sta a quindi... voi mandarli, quindi
non è che okay. Lo andiamo a cercare. Quindi noi l'appello l'abbiamo fatto. Se avete piacere, andare in nome di tutta Italia, noi siamo a vostra completa disposizione. Benissimo, un bel valzer, dai, ho voglia di ascoltare un bel valzer. Fausto Rapaccioli. Bravo Fausto. Giramondo, e poi, per la parentesi anni 60-70, questa guarda, è una canzone, io ricordi bellissimi, i Collage del 77, Tu mi rubi l'anima, ma che bello. Questa è proprio per le ragazzine. Nel jukebox l'ascoltavamo, bellissima. Mi rubi l'anima, bellissima, grande. L'ascolto molto volentieri, okay. Guarda. La balliamo pure. Dai, stretti? Ok. Okay. Sei tu, ma non sei tu.
Eccoli qua, le linee CD. Sì, di cui parlavi prima, all'inizio puntata, vero? Hai detto sì, sì. I CD sono richiestissimi in tutta Italia, perché insomma è, diciamo che è un'offerta imperdibile. Imperdibile. Sì. 6 CD sei dei CD. Migliori fisarmonicisti italiani, quindi abbiamo quasi 100 motivi su questi 6 CD. Uno in omaggio. Bene. Le spedizioni le paghiamo noi. Quindi il tutto così. 50 euro, quindi capisci che il guadagno certo. È minimo. A cosa serve? Questo guadagno, sì. Per continuare a vivere, non è business, non è che ce li mettiamo in tasca. Se noi guadagniamo 100 euro, detto proprio sì, terra, li reinvestiamo per pagare le spese di certo. Produzione. Non facciamo business, perché se noi volessimo fare business, scusate, avremmo anche un sacco di sponsor. Certo. Quello che noi non facciamo. Che invece non hai, bene, tanto di cappello, perché po' tu di hai fatto tutto un da solo. Un pizzico di stile. Certo, hai fatto tutto da solo e guarda, sei arrivato qui, anzi, poi ricordiamo, quest'anno 2016, Sì. Volevo solo finire, come si può fare per avere i CD? Dovete chiamare il numero telefonico che avete visto questa sera nello spot, oppure il 333-5339-936. Perfetto. Però io voglio anche ringraziare Pezzoni Music, Giorgio Pezzoni, Marco Pezzoni e le edizioni SEA Project. Certo, che hanno collaborato alla sì. Realizzazione di questo. Grazie di cuore, CD. Grazie di cuore. Olè! Grazie. Silva. Allora, quest'anno cosa succede nel 2016? Succede che un vecchietto cinquantenne circa festeggia 40 anni di attività. Ma va? Nonostante che bello, tutto. Che bello. Complimenti. Chi è questo vecchietto? Si chiama Marco Bai. Marco Bai. Iniziò nel 76 alla Fratelli Crosio, poi dall'80 al 90 fu il capo coordinatore della ditta della PE, altra ditta storica. Ah, certo. Dal 90 al 2000 capo coordinatore della ditta Lucchini, quindi altra ditta storica, e poi nel 2000 fondò la Bai Marco, ancora almeno per ora. Tu pensa che io da bambina, siccome amavo suonare la tastiera, no? Insomma i miei genitori mi regalarono una tastierina che venimo a comprare da Lucchini. Qui. Tu pensa, ce l'ho ancora ho questo ricordo, sì, ho questo ricordo bellissimo. Diciamo che il primo strumento da me accordato fu quello di Learco Gianferrari e di Quale onore, Carlo Venturi. Bellissimo. Per arrivare a Riccardo Ambrogini. Bellissimo, quindi la carriera. Nel frattempo Sandrino Piva, Castellina Pace. Giusto per. Beh, insomma, motivo di orgoglio, no? Sì, qualche piccolo. Complimenti. Ce ne siamo tolti. Complimenti. Grazie. Bene, sono contenta. Grazie. Sei un grande. Parlavamo del maestro Venturi. Presentiamo un brano di Marco Valenti, che però è un brano del Bravissimo, Marco. Scritto dal maestro Carlo Venturi, La Zanzara. La Zanzara. Bene, noi ne abbiamo qui di Zanzare. Anche dei Mosconi abbiamo. Come no. Poi, come richiesto da quell'amica che di Varese Ligure, mi sembra, Paolo Bertoli, da quelle parti, insomma la zona più o meno è quella, un bel tango, Amor Caliente. E poi una chicchina per concludere, Claudio Baglioni, facciamo un ritorno negli anni 80. Strada facendo. Beh, fantastico. Strada facendo, di strada ne hai fatta, visto? Conclude proprio il giro. Tanta. Bene, benissimo, andiamo in musica. Thank you.
siamo diventati grandi insieme. Con l'anima smaniosa a chiedere un posto che non c'è. Tra mille mattini freschi di biciclette, mille più tramonti dietro i fili del tram, ed una fame di sorrisi e braccia intorno a me. Io e i miei cassetti di ricordi e di indirizzi che ho perduto. Ho visto visi e voci di chi ho amato prima o poi andar via. E ho respirato un mare sconosciuto nelle ore larghe e vuote di un'estate di città, accanto alla mia ombra lunga di malinconia. E le mie tante essere chiuse come chiudere un ombrello. Col viso sopra il petto a leggermi i dolori ed i miei guai. Ho camminato quelle vie che curvano seguendo il vento e dentro un senso di inutilità e fragile e violento mi son detto tu vedrai. Vedrà, vedrà. Strada facendo rimane, che non sei più da solo. Strada facendo rimane, un gancio in mezzo al cielo e sentirai la strada fare battere. Piccolo fra tutta questa gente che c'è al mondo. Io che ho sognato sopra un treno che non è partito mai. E ho corso in mezzo a prati bianchi di luna per strappare ancora un giorno alla mia ingenuità. E giovane e invecchiato mi son detto tu. Vedrai, 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 vedrai. Strada facendo che non sei più da solo. Strada facendo anche tu un gancio in mezzo al cielo e sentirai la strada fare battere il tuo. Neanche questa potrà mai cambiare la vita. Ma che cos'è che ci fa andare avanti e dire che non è finita? Cos'è che ci spezza il cuore tra canzoni e amore e che ci fa cantare, amare sempre più? Perché domani sia migliore, perché domani. Perché domani sia migliore, perché domani. Perché domani sia migliore, perché domani. Perché domani sia migliore, perché domani tu. Geppetto. No,
succederà più che dico di sì per farti contento e penso no, succederà più. Mi sono lasciata trascinare perché adesso c'è questa mia canzone, allora già io entravo nel live, vedi? Il bello della diretta, si tu fa. Canti live. Io canto, canto senza problemi. Diciamo una cosa. Sì. Esibitevi e cantate. Sì, anche con qualche piccolo errore. Sì, purtroppo però sai che sì, si può fare. Io farei anche un, organizzerei un qualcosa qui, se vuoi fare io ci sono, Volentierissimo. Anche una chitarrina. Ah, possiamo fare qualsiasi cosa. Possiamo fare qualsiasi cosa. Ok, accettato. E anche programmi televisivi, non preparate scalette varie. Così, come viene. Come viene, come facciamo noi? Come viene? Con la semplicità e la simpatia. Bene. Sei d'accordo? Io sono molto d'accordo. Okay. Anch'io. Perché siamo un po' pazzerelli per quello. Parecchio. Perché, insomma, ci sta l'errorino, ci sta la battutina, no? Ci sta tutto. Tutto. Bene. C'è? Ci avviciniamo un pochettino verso la fine, non però. Non succederà più. Non succederà più, ma succederà ancora, ma magari. Subito non succederà più. Che mi inviti, sì. Poi? Mi inviterai? Succederà? Sì, ma poi ci sono i saluti, no? No, abbiamo Non succederà più che la canto io. Poi Daniele Neri che ci fa ascoltare una polka live, Biba. E poi abbiamo una fisa swing di Luca Sbardelli. E poi saluti con Antonella, succederà ancora. Succederà, miseria, succederà. Siamo informissima. Non succederà più che dico di sì. Guardarmi intorno
Siamo giunti alla fine. Oh, ma di già, ma è volato il tempo. Sono volate due puntate, la scorsa è questa. Va bene, dai, faremo delle altre. Però io ti faccio una promessa. Dimmi. Allora, prima della fine della stagione. Sì. Non quella estiva, quella, certo. Come si dice, primaverile. Sì, primaverile. Organizzeremo una puntata con te e Sandro Allario, il mio partner. Sì, no? Volentieri, lo conosco, Sandro. Interamente live, pianoforte, voce bene. Di però devi promettervi che verrai. Prometto, giuro in giurello. Va bene, ok, boh, anche gli occhiali più seri di così, guarda, con gli occhiali sono più seria. Saluto a tutti, saluto a tutti, saluto a tutti. Ciao, baci, baci, baci. Ah, così. Alla prossima, devo salutare, mai detto? No, qualche persona in particolare. Ah, vabbè, no, tutti coloro che sono all'ascolto, tutti quelli che mi conoscono, tutti i personal trainer e tecnici luci, alla regia, Michael, Giorgio, Marco, tutti gli aiutanti e tutti. Va bene, noi ci ritroveremo la prossima settimana con una chicca. Presenteremo in anteprima nazionale il nuovo CD di Riccardo Ambragini con una bellissima intervista insieme a Sandro Allario. Non perdete l'appuntamento perché sarà veramente un'anteprima a livello nazionale. Antonella sarà ancora dei nostri, sì, lo ha promesso, perché noi ci teniamo tantissimo, perché insomma io l'adoro questa donna. Sto uomo, ormai poi 40 anni, saranno circa 30 che ci conosciamo. Ciao. Bacio, a presto. Ciao. Presto la mattina, puntuale col caffè nella tazzina. Teresa fa l'offesa perché io non l'ho presa e ho stretto tra le braccia la Marisa. Per le mie donne io sono il più bello, son sempre tra l'incudine e il martello, ma poi tu sei spuntata alla finestra. Oh mamma, mi hai chiesto poi un piatto di minestra. Filomena noi chiamiamo perché tu sei la regina, in cucina vinci sempre tu. Filomena lo giuriamo, tu ci hai rubato il cuor, con quel piatto di minestra noi sappiamo cos'è l'amor. Filomena noi chiamiamo perché tu sei la regina, in cucina vinci sempre tu. Filomena lo giuriamo, tu ci hai rubato il cuor, con quel piatto di minestra noi sappiamo cos'è l'amor. Marina mi prepara anche la cena e poi mi rompe i piatti sulla schiena. Teresa invece onesta si limita e si presta a rompermi i bicchieri sulla testa. Con la Marisa poi ho fatto centro, ma in un bidone mi ha infilato dentro. Invece tu m'hai fatto la minestra, mi hai detto mangia o salta la finestra. Filomena noi chiamiamo perché tu sei la regina, in cucina vinci sempre tu. Filomena lo giuriamo, tu ci hai rubato il cuor, con quel piatto di minestra noi
sappiamo cos'è l'amor. Filomena noi chiamiamo perché tu sei la regina di cucina, vinci sempre tu. Filomena lo giuriamo, tu ci hai rubato il cuore. Con quel piatto di minestra noi sappiamo cos'è l'amor.